Sul codice degli appalti stiamo lavorando giorno e notte e anche questo sarà uno strumento che dal 31 marzo sarà in mano alle imprese, ai professionisti e ai sindaci per avere cantieri più veloci, perdere meno tempo con burocrazia, ricorsi, controricorsi, quindi un codice del fare, come ha detto il professor Cassese. Per il codice degli appalti parlava di uno slittamento, state ragionando su questo, no? Poi questo codice è una rivoluzione in positivo che però deve servire a sindaci e imprese. Se sindaci e imprese ci chiedono di avere un po' di tempo in più per studiarlo, per approfondirlo e per valorizzarlo, io mi ritengo il ministro a disposizione dei sindaci e delle imprese, quindi ci ragioneremo, ovviamente dovremo ragionarci anche con l'Europa. A me interessa che il mio ministero e il Parlamento facciano tutto quello che devono fare nei tempi previsti. Poi, siccome lo vedete anche voi, sono 230 articoli e alcune decine di allegati. Noi abbiamo tagliato, sforbiciato, velocizzato, modernizzato, ovviamente per passare dal vecchio al nuovo, dal codice che bloccava al codice che sblocca. Per gli uffici comunali e per le imprese servirà un po' di tempo, quindi se qualcuno ha bisogno di qualche mese in più non è un problema. Allora, Ministro, nuovo codice degli appalti, solo una modifica normativa o anche un cambio culturale? È l'evento dei commercialisti milanesi questo? No, è un cambio culturale, perché lo vedete, i primi due articoli prevedono il risultato e la fiducia. Questo è un codice che deve sbloccare le opere, che si fida delle imprese private, dei liberi professionisti, degli artigiani, degli operai, mentre i codici precedenti erano improntati sulla sfiducia, quindi erano complicati, perché nel dubbio che qualcuno mi freghi io non gli faccio far nulla e così almeno non rischio di essere fregato. Invece se fai così blocchi l'Italia. Io da 3 mesi sto girando l'Italia da nord a sud sbloccando cantieri, grandi opere che significa sicurezza e lavoro, e ripeto, il complimento più bello l'ha fatto il professor Cassese, gli ha detto è un codice del fare. Io mi fido delle imprese italiane, io mi fido degli imprenditori italiani. Un recente evento, sempre dei commercialisti, il viceministro Sisto ha detto che le piccole imprese e i professionisti sono l'ossatura economica del paese. Possibilità di sviluppo per le strutture, quindi, di professionisti e piccole imprese? Questi sono i dati. Il 90% delle aziende italiane sono piccole, piccolissime imprese. Questo codice che divide gli appalti e i cantieri in lotti prevede la possibilità di partecipare anche alle piccole e medie imprese, anzi mi aspetto che il Parlamento sia ancora più incisivo per prevedere che i cantieri italiani non siano lavorati solo dalle grandi. Questo cambio di regole potrebbe mettere in difficoltà specialmente i piccoli comuni che non hanno una persona addetta per seguire questo cambio. Infatti come Ministero coi comuni stiamo pensando a una task force di sostegno agli uffici tecnici comunali. Prevediamo in aiuto ai piccoli comuni anche l'appalto integrato. Tradotto, se uno non ha il geometro, l'ingegnere comunale per fare il progetto della sua rotonda o della sua scuola, sarà l'azienda che potrà fare il progetto ed eseguire i lavori. Si chiama appalto integrato, abbiamo anche alzato la soglia per l'affidamento diretto dei piccoli comuni fino a 500.000 euro, quindi più spediti di così non potremo andare.